mattina nel niente. Che... la giunta. No, scusate, ci ho
messo la faccia. Non avete capito? Era solo questo. Ci metto la faccia, punto. E credo che sia abbastanza singolare in questo momento dire ci metto la faccia. E non credo di avere la stessa faccia di altri. Credo che sia abbastanza in questo momento. Hai parlato di responsabili voi e responsabili, ma non siete stati diciamo, questi attori che si battono la fine, no? La destra, PDL, sì. Non c'è stato forse lo stesso grado di responsabilità, insomma, tra... Beh, se nessuno non loro la responsabilità, perché io questa generalizzazione non l'accetto, non credo che ci sono i consiglieri dei partiti che mi sostengono e responsabili dei partiti che mi sostengono, non credo che posso dare loro lo stesso, avendo vagliato questi 20 giorni con grande fatica, perché tutti quanti abbiamo faticato per smussare i nostri temperamenti, però tranquillamente io credo che il gesto di oggi è un gesto responsabile da parte di questa maggioranza, a dispetto di irresponsabilità di altri, che naturalmente saranno sia i partiti nazionale, regionale e quant'altro a definire, e sia credo che agli occhi di tutti, alla stampa nazionale e all'Italia intera, le responsabilità se ci sono di natura sia contabile che sia giuridica. Visto che l'intesa c'è, pensi che sia una maggioranza che ti permette di arrivare all'aprile? È una corresponsabilità comune, non è che c'è uno, c'è il sindaco soltanto che vuole arrivare a terminare il mandato. Se c'è questa volontà lo dobbiamo esprimere in maniera comune con un programma che sarà espresso al prossimo Consiglio Comunale con la nuova giunta nelle comunicazioni, con una volontà di fare una volata finale, ripeto, su questa volata finale il capitano non farà la volata per vincere, la faranno tutti la volata per vincere, quindi il capitano già ha detto che a questa tornata elettorale prossima non si candiderà da sindaco, quindi naturalmente farò quello che ho detto. Qualcuno non ci crede, però cercherò di fargli credere. Hai detto che non ti candiderai? Beh, c'è un passaggio successivo stato. Queste cifre proporrò sicuramente, come penso di avere un minimo di credibilità politica, tenterò di farla, di trovare le condizioni di una governabilità della città, con andando a cercare pure espressioni della società che non si sono ancora espresse in questo difficile compito. Ma con te non candidato sindaco? Come non candidato sindaco? Senti, questa cosa ha a che fare anche con la regione, cioè... L'ho detto prima che accadesse. Hai detto prima, ok. Quindi, però adesso facciamo la regione... Non faccio strategia politica su quello che succederà fra 6 mesi, perché credo che in 10 giorni è cambiato già tanto, quindi no. Figuriamoci se in 6 mesi può cambiare qualcosa di ancora più diverso. Però ci sarà probabilmente un election day che ti consentirebbe... Non faccio una valutazione personale, perché se avessi fatto la valutazione personale non mi sarei dimesso da deputato. Se avessi fatto una valutazione soltanto personale e ho dato dimostrazione che molto realmente tenevo più alla mia città che ai benefits del mio stipendio. Anzi, vi dico tranquillamente, visto questo schifo in questi giorni, la giunta e il sindaco per questo mese non hanno preso lo stipendio. Io credo che ho fatto una stupidaggine, perché naturalmente il nostro sacrificio non è valso a nessuno. Anzi, a far capire che molto probabilmente chi sta in periferia e chi soffre, cercando anche di dire a volte no ai cittadini perché non ci sono risorse, probabilmente abbiamo fatto male. Credo che qualcosa sì,
Sì, io credo che ci sono i magistrati che stanno facendo la loro indagine e che oggi io la croce non la metto su nessuno, cerco solo di scansarmi io e la mia maggioranza da comportamenti che noi non abbiamo mai immaginato di poter fare. Poi dopo le responsabilità sono, appunto, le responsabilità innanzitutto sono della magistratura e della Corte dei Conti. Perché ho detto a Parlano, lo dico chiaramente, la scorsa settimana che il Comune di Terni nell'anno 2011 ha speso la bellezza di 9.700 euro di spese di rappresentanza, compresa l'ospitalità del Presidente del Senato a Viterbo nel 150esimo dell'Unità d'Italia. Quindi credo che la differenza è sostanziale su quello che è stato il sacrificio di questa città, di questo territorio, di questa attività politica, e vediamo anche le conseguenze, perché i sacrifici non è che la politica non li ammortizza in qualche maniera, li ammortizza, e le difficoltà che questa giunta, questa amministrazione ha, principalmente sono dovute pure alle scelte molto difficili da fare, e altri si permettono di sperperare risorse in maniera così indecorosa. Non siamo annoverabili a quella gente. Con tutto rispetto, queste cose io le ho dette anche da parlamentare, che stavamo facendo probabilmente qualche cosa, si stava facendo qualcosa di sbagliato, mettendo in relazione i parlamentari con i consiglieri regionali, perché naturalmente i due livelli sono completamente diversi, anche se sì, nobili tutti e due. Però la regione probabilmente non può giocare con armi diverse da quello che fanno gli altri gangli dell'attività amministrativa e politica del nostro paese. Perché capite benissimo, se i 200.000 euro cada uno per consigliere, noi ci facciamo con 200.000 euro, la città di Terni ci realizza sia la macchina di Santa Rosa che tutto il settembre di Terni. Capito la differenza? Sì. E questa città oggi logicamente è scandalizzata, e anche dal sindaco che ha ritirato le missioni può essere scandalizzato. E questo traccia una linea. E la mia maggioranza traccia una linea, se la vuole tracciare. Io sono convinto in questi giorni di aver capito questo. E per questo andiamo avanti. Perché se no, 1 milione di euro da tagliare sul bilancio lo facevamo fare al commissario, che era più politicamente più furbo, più scarso sarebbe stato. E la tentazione c'è stata. E invece ci assumiamo la responsabilità di tagliare 1 milione di euro, tagliare gli assessori, che non è una cosa facile, è una cosa molto difficile. Perché con queste persone innanzitutto ho un rapporto politico, c'ho un rapporto politico, c'ho un rapporto amichevole, c'ho un rapporto di fiducia, e quelli che saranno tagliati non saranno tagliati perché incapaci. Sono tagliati perché c'è alla fine una condivisione del programma. E quindi questo, l'onore delle armi a queste persone va dato, perché non sono stati tagliati perché sono incapaci, ma perché sono tagliati perché fanno parte di un disegno più nobile. E per questo ho accettato di ritirare le dimissioni. Le lotte intestine si possono prevedere, sì, non è che posso prevedere le lotte intestine. Se questo però è quello che ho detto, è il messaggio che mi sento di dare e che è condiviso dalla maggioranza, molto probabilmente le lotte intestine saranno sicuramente, sarà una discussione politica, non le lotte intestine. Dall'inizio si era detto che 20 giorni l'avresti saputo tutti, ma stavolta però penso che ti siano proprio serviti. Sì, ma serviva, siccome ho detto già, serviva ritrovare il clima, la compattezza ideale. Il 28 di agosto c'era un umore che ha permesso la bocciatura del bilancio, non c'è stata la volontà da parte dei consiglieri di fare un'azione grave, c'era un clima che non funzionava, e a quel clima io non mi sono opposto, perché volendo
la, per essere sempre chiari, l'escamotage per evitare il voto del 28 agosto, certo, ma il clima non avrebbe cambiato. È cambiato molto lentamente, non voglio essere troppo ottimista, ma non esagero dicendo che molto lentamente è cambiato il clima. La corresponsabilità di quello che stiamo a fare nei prossimi mesi si verificherà se il clima è cambiato veramente o meno. Sì, e volevo dire, come cittadino io ringrazio il coraggio che avete avuto per guidare questa città, soprattutto perché sarebbe stata la seconda volta che si sarebbe andata alle elezioni anticipate. Adesso, visto e considerando questo scompiglio che c'è stato a Roma, dalla regione, la mia domanda è questa: sarà un discorso pure penalizzante per il proseguo, nel senso che forse arriveranno da Roma meno soldini, quindi in questo incontingente periodo di 6 mesi le promesse di Roma a livello economico potrebbero penalizzare la città? Allora, per essere sempre chiari e limpidi nei confronti della città e dei cittadini, era probabile che oggi il giorno 25 fosse stato non ritiro le missioni di arrendo, quindi in questi giorni precedenti all'analisi che è stata fatta, che non avrebbe anche le dimissioni complete della maggioranza, del sindaco e quant'altro, non avrebbero inciso negativamente sui progetti di riqualificazione della città. Il danno non l'avremmo avuto, come il danno non ci sarà se non politico per quanto riguarda i progetti messi in cantiere. Naturalmente noi oggi abbiamo, per essere chiari sempre, due problemi importanti. Uno è talete, uno è arsenico. Per questo io mi auguro che la capacità di interpretare le volontà del nostro territorio di risolvere questi problemi con la regione siano inalterate. Questi problemi sono gravi. E su questo credo che oggi, come cambiamento strategico e quant'altro, sicuramente si può interpretare che questi gesti di responsabilità che abbiamo fatto sono anche per portare a compimento questi passaggi sicuramente molto difficili, non facili, l'intero territorio. E che naturalmente oggi, anche se in questa situazione non ci fosse stato neanche il Comune di Arco, credo che la responsabilità sarebbe stata ancora più grave. Per informare l'ho aggiunto, avrà sempre la condizione del tempo pieno del lavoro per ho chiesto ieri mattina già alle 10 già i miei tra virgolette sostenitori di consiglio che ci fosse questa condizione, l'ho detto ieri alla giunta in riunione amministrativa, ma poi all'altra ha detto che chi sarà nominato deve essere presente sempre. Perché con 6 assessori, se non ci sono queste condizioni, guardate Frosinone, ce ne ha 8, guardate Rieti, ce ne ha 8, sono più piccoli di me. Se devo rispettare questa condizione dei 6, naturalmente a me mi serve abnegazione, attività, rispetto di quello che ho chiesto, perché se questo non viene capito, sicuramente farò il mio degli assessori. Perché non posso, credo, da solo. C'è Batman, io non posso da solo. Quindi, io non guardo le categorie, guardo l'altra condizione, la responsabilità che i gruppi politici che sostengono la maggioranza mettono a sostenere anche la giunta. Saranno tutti interni? Ad oggi sono tutti già esistenti, poi se cambiano le cose da qui a domani mattina, non lo so. Andiamo a così Ragazzini è contento della tua giunta? Sai, non so se è contento, io spero di sì, spero che sia felice. Innanzitutto
dedicarsi a, non solo a quello che, sarà, che è la scelta degli assessori, ma quello che è la scelta del bilancio, nelle scelte del bilancio, di fine mandato, nelle scelte che si potranno fare da qui ai prossimi mesi, che sono abbastanza importanti. Credo che possa, la soddisfazione possa avvenire anche da questo impulso che si può avere. Come ho già detto, però non mi limiterò, dopo di oggi non mi limito soltanto ad ascoltare le idee progettuali della maggioranza, avvierò anche un confronto con le forze politiche dell'opposizione affinché si possa tentare, dove è possibile, in un compito sicuramente molto difficile, perché a fine mandato la disponibilità, però io credo che sia una richiesta lecita di un atto di responsabilità per la propria città, ma come indirizzo anche a livello nazionale. Quindi da quello che dici saranno, al di là di chi, saranno comunque, sceglierai tra i 10? Sì, salvo all'ultimo ora, ma sai, io ho consumato tutti i 20 giorni, consumo le ultime ore fino alla fine, non sono avventato. Quota rosa, cioè la quota rosa l'ha rispettata. C'è stata anche, vi dico con estrema sempre sincerità, c'è stata anche la valutazione se in questo momento sarebbe stato opportuno innovare la giunta con personaggi che provenivano dalla città, dall'impegno cittadino, però molto realmente la valutazione generale è stata di mettere altre 6 persone non esperte di amministrazione politica davanti a un'impresa troppo difficile. E molto probabilmente la valutazione è stata benevola, nel senso che rischiamo di bruciare un esperimento, rischiamo di bruciare delle persone che non vale la pena probabilmente in questo momento fare. Quindi l'analisi se dare un'apertura all'esterno poteva essere utile, ma molto probabilmente la contingenza del momento rischiava di con la poca esperienza e con il tempo limitato di creare a loro stessi e anche all'amministrazione probabilmente qualche difficoltà in più. Oggi necessita la partecipazione di tutti, necessita anche l'aiuto di tutti i gruppi politici che compongono la maggioranza. Quindi vado oltre, vado a vedere se ci sono volontà anche nell'opposizione, della minoranza. Nel senso sono 6, dunque per architetti, qualcuna parlava, qualcosa penso di tenere. Si parlava del bilancio. No, vediamo, lo decido io quello che mi tengo. Infatti si parlava che tu volessi per architetti del bilancio, non lo dici sei. No, non decido io quello che l'aeroporto abbiamo fatto quell'interessante documento. No, la delega. La delega la tengo io. Dal punto di non nominale, ma naturalmente dal punto di vista dell'attività, non è qui. Altro? Che altro? Te lo dico. Ah sì, io, cioè, voi siete singolari. Io vengo, vi dico. Vabbè, ma io sai che mi credo, quindi, cioè voi volete crepare il vostro gioco, che voi volete crepare a me e io crepo a voi, quindi naturalmente o smettiamo di giocare, quindi credo che di aver detto abbastanza. Domani vi darò i dettagli, cioè l'allenatore non è che dice quando andare, va a fare una conferenza stampa di preparazione della partita, dice quali sono i giocatori che vanno in campo, dice tutto quello che riguarda l'ascesa in campo, poi dà la formazione. E io oggi ho detto che innanzitutto giochiamo ancora e domani avremo una formazione. Oggi siamo qui. Eh?
Io spero tutto. Spero tutto. Non credo. Già che non credo che questa amministrazione possa aver. Non credo che questa amministrazione possa aver pensato mai di poter fare cose del genere, innanzitutto per il pensiero ideale e manco delle risorse che ci saranno. Quindi mi dispiace, anche se ci avessi pensato, ci avessi pensato. Altro? Bocca al lupo.